tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Arrestati al casello di Fano due napoletani che poco prima avevano messo a segno un furto a Civitanova Marche. Finisce col furgone contro un'abitazione, distrutti i contatori di gas, luce e acqua, illeso il conducente. Incidente tra due auto in via Mattei, disagi e code per il traffico. Per il Carnevale di Fano in arrivo 50.000 euro dalla Regione Marche. A Cartoceto domenica si chiude il Festival DOP dedicato all'olio extravergine di oliva. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto, buonasera, benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 che, come di consueto, parte e comincia con la cronaca. La cronaca che questa sera riferisce di due arresti, due napoletani che sono stati fermati al casello di Fano dalla polizia autostradale. La polizia stradale di Fano ieri sera ha arrestato per furto aggravato due napoletani già noti alle forze dell'ordine dopo che nella loro auto sono stati rinvenuti quasi 3.000 euro in contanti ritenuti con molta probabilità provenienti da un furto messo a segno ai danni di una commerciante di origini cinesi di Civitanova Marche oltre a svariati oggetti d'oro. I due rispettivamente di 20 e 26 anni sono stati fermati dalla pattuglia al casello di Fano dopo che gli agenti si sono insospettiti della particolare andatura dell'auto notata nel tratto autostradale della 14 all'altezza di Marotta. Determinante per i due agenti è stata anche una comunicazione arrivata via radio che parlava di un furto di denaro con destrezza avvenuto poco prima nel parco commerciale di Civitanova Marche dell'auto di una donna alla quale era stato portato via il borsello con l'intero incasso della giornata, ma che forniva anche una descrizione dettagliata sia dell'auto che anche dei ladri che poi si erano allontanati. Perquisizioni quindi personali e sul mezzo hanno consentito agli agenti della stradale di ritrovare così il bottino ed arrestare i due napoletani che ora si ritrovano nel carcere di Pesaro a disposizione del giudice. Ora agli investigatori della polizia di Fano spetta il compito di ricostruire la provenienza dei gioielli e del denaro rinvenuti nell'auto dei due. La Guardia di Finanza di Falconara Marittima, in provincia di Ancona, ha arrestato in aeroporto un 44enne albanese colpito da un ordine di cattura emesso a ottobre del 2016 dal Tribunale di Pesaro per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricercato era stato trovato in possesso di circa 70 grammi di cocaina, ma era riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Viaggiava con lui anche la figlia minorenne, che è stata affidata ai familiari residenti in Italia. Ora il 44enne si trova nel carcere di Montacuto ad Ancona. Finisce con il furgone contro il muro di cinta di un'abitazione. È successo ieri sera all'ora di cena a Fano. Il furgone ha distrutto il contatore di gas, luce ed acqua. Spettacolare incidente stradale a Centinarola nella serata di ieri. Un furgone fuori controllo è finito contro la recinzione di una casa. Si era fermato poco prima a prendere il pane nel panificio all'inizio di via Condotti, poco dopo le 20, ma un uomo, dopo essere ripartito per cause ancora da accertare, forse un guasto meccanico, si è schiantato col suo furgone, un Opel Vivaro, contro la recinzione di una casa a poche decine di metri dal panificio, tranciando di netto tubazioni del gas, acqua e contatore del l'Enel, scatenando un finimondo. Un violento getto d'acqua ha iniziato a zampillare dalle tubature divelte, ma più pericolosamente si è sprigionata una perdita di gas notevole, con il reale rischio di un'esplosione nella zona, oltre che lasciare tutta la palazzina al buio. Uno scenario per nulla rassicurante che la squadra dei vigili del fuoco di Fano, arrivata in pochi minuti, la caserma infatti dista poche centinaia di metri dal luogo dell'impatto, ha isolato chiudendo per la sicurezza la strada ed allertando le squadre dell'Enel e dell'ASET che, operando sotto la luce delle fotoelettriche, hanno tamponato le perdite, scongiurando così ben più disastrose conseguenze.
Ad avere la peggio è stato il proprietario dell'abitazione, al numero civico 53, che si è visto distruggere muretto di cinta e recinzione dello scoperto davanti alla casa. Nessuna conseguenza fisica invece per l'autista del mezzo della ditta Idea, che si occupa di insegne luminose. Sedici anni di reclusione, più di quanto chiesto dalla Procura della Repubblica. La condanna con rito abbreviato per l'unico maggiorenne del branco, Guerlin Butungu, il ventenne congolese accusato di aver stuprato, rapinato e picchiato sulla spiaggia di Miramare a Rimini la notte del 26 agosto scorso una coppia di polacchi ed una trans peruviana. C'è stato un altro incidente stradale intorno alle 13 di oggi nella zona dello zuccherificio, coinvolte due autovetture. A giudicare dalle condizioni dei due mezzi, le conseguenze dell'incidente frontale avvenuto questa mattina poco prima delle 13 in via Mattei potevano essere ben più gravi. Invece i due occupanti dei mezzi sono andati al pronto soccorso di Fano con lesioni giudicate non gravi. La Fiat Panda autocarro dell'Emporio Ricambi per Auto, condotta da una dipendente dell'azienda di 36 anni, è uscita dal cancello della ditta svoltando a sinistra in direzione mare, ma forse a causa di un'auto parcheggiata che le ostruiva la visuale non si è accorta di una Volkswagen Polo che sopraggiungeva in direzione monte. L'urto violento ed inevitabile ha fatto esplodere gli airbag di entrambe le autovetture e procurato grossi danni ai mezzi, che sono stati poi rimossi dalla sede stradale con il carro attrezzi. L'uomo alla guida della Polo, anch'esso un 36enne di Fano, è stato portato al pronto soccorso del Santa Croce dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, mentre la ragazza si è fatta accompagnare in ospedale per accertamenti autonomamente. Sul luogo del sinistro due pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi ed una dei carabinieri per regolamentare il traffico, in quel momento molto intenso per l'uscita dalle aziende limitrofe dei dipendenti per la pausa pranzo. Sono ancora in corso da parte della polizia locale le valutazioni per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Adesso che abbiamo argomento invece parliamo del carnevale, perché la Regione Marche finanzierà con un contributo di 52.000 euro il carnevale storico di Fano attraverso un bando. Il progetto sul carnevale, appunto finanziato dalla Regione, si pone l'obiettivo di potenziare le attività dell'ente carnevalesca trasformandola in un'impresa in grado di organizzare eventi capaci di promuovere nuove progettualità e nuovi servizi nel campo del turismo e della cultura. La Regione Marche riconosce giustamente, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi ed il consigliere regionale Boris Rapa, una realtà che fa leva sulla creatività, sull'innovazione e sulla cultura regionale. Questo contributo si aggiunge agli stanziamenti già deliberati. Dunque possiamo dire che il primo getto, questa volta di euro, li fa la Regione con questi 50.000 euro più un altro contributo già messo a bilancio, già finanziato, mi pare sia di 35.000 euro. Mi correggerà se sbaglio la presidente dell'ente carnevalesca di Fano, Maria Flora Giammarioli, che è collegata con noi al telefono. Buonasera presidente. Buonasera a lei. Allora, dunque, una buona notizia si aggiunge dunque al carnevale di Fano, con dei fondi che arrivano e che, insomma, dopo quelli su cui si spera adesso anche dal Ministero, l'altro giorno abbiamo ascoltato l'altra sera l'onorevole Lara Ricciatti, insomma spero che al Carnevale di Fano arriveranno tanti soldini. Beh, adesso sono passi in avanti che sono stati fatti, passi fatti per fare in modo che il Carnevale di Fano diventi un grande evento e non più una festa di paese, ecco. Quindi questo era il nostro obiettivo quando ci siamo insediati, abbiamo lavorato sodo e piano piano adesso i risultati arrivano. Ovviamente poi dobbiamo specificare che sia per quanto riguarda i fondi che potremo andare a prendere dal FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, e sia questi soldi del bando che abbiamo vinto, ovviamente sono da verificare nei tempi e nei modi, nel senso che il FUS da gennaio potremo iniziare a fare la richiesta
per questi soldi, e nel bando ovviamente dobbiamo, non è che prendiamo 52.000 euro e possiamo gestirli come riteniamo opportuno, ma dobbiamo ovviamente attenerci a quello che il bando ci richiedeva. Ecco, quindi, che cosa richiedeva questo bando? Quindi come potranno essere spesi questi 52.000 euro rotti? Dunque, adesso per quanto riguarda questa cosa faremo i primi della prossima settimana una conferenza stampa dove spiegheremo e dove faremo venire anche i tecnici che ci hanno aiutato a fare questo bando, perché come sapete i bandi regionali ed europei sono complicati da gestire, quindi ci sono sempre dei professionisti dietro, quindi spiegheremo nel dettaglio. Sicuramente questo bando, gli obiettivi di questo bando si agganciano alla necessità di internazionalizzare il carnevale, di investire su dei cambiamenti tecnologici che rendono il carnevale come mezzo culturale e comunicativo, viene chiamato nel bando un welfare creativo, che favorisce lo sviluppo locale del turismo, appunto del benessere, del lavoro e della creatività. Con tutti questi soldi, beh, certo non sono tantissimi, però insomma, già sono interessanti. No, per carità. Meglio averli, insomma. Assolutamente, piuttosto che niente, ma piuttosto. Volevo dirle, con tutti questi soldi c'è il rischio che torniate sui vostri passi e dunque si torni alla gratuità, si eviti il biglietto, oppure no? Non è cambiato niente. Ma dunque sono due cose completamente diverse, non è che... Come ripeto, non è che con questi soldi possiamo pagarci debiti che, per dire, che ha l'ente carnevalesca. Adesso okay, per fare manteniamo fede al biglietto. Quindi per il momento direi insomma di sì. Invece magari puntare anche sulla campagna abbonamenti, sulle tessere che serviranno. Sì, quello assolutamente. Poi vedremo se ci sarà possibilità che questi finanziamenti arrivino, prendano piede, insomma, che diventino una cosa sostanziale nel bilancio dell'ente carnevalesca, allora si potrà pensare magari altre strategie, sicuramente. Bene, grazie a Maria Flora Giamarrioli, presidente dell'ente carnevalesca di Fano, per questo intervento all'interno del nostro telegiornale. Dunque, parliamo adesso invece dell'ultimo weekend che è in programma a Cartoceto per il festival dedicato all'olio DOP. Tanti appuntamenti da domani, sabato, fino a domenica, con espositori, intrattenimento, mostre e spettacoli. Il programma completo è visibile sulla pagina Facebook di Cartoceto Turismo. Lunedì prossimo, lunedì 13 novembre, nel reparto di diabetologia dell'ospedale di Fano, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, si potranno fare test gratuiti per la prevenzione. La prevenzione in medicina è la prima cura, soprattutto nei confronti di alcune patologie ad alta diffusione e senza sintomi apparenti come l'ipertensione o il diabete che ci facciano capire che ci stiamo ammalando. È proprio per quest'ultimo, il diabete mellito, visto il dilagante aumento a livello mondiale, che la comunità scientifica ha ingaggiato una vera e propria guerra, soprattutto per scovare chi ancora non sa di essere malato e per poter intervenire precocemente. E anche qui in Italia la patologia è in crescita. I dati nazionali fino a qualche anno fa stimavano una prevalenza di circa il 5,5%, così è anche nelle Marche. Sembrerebbe che dati più recenti questa prevalenza sia in realtà sottostimata, quindi i dati sono sicuramente maggiori. Ma la cosa più preoccupante, a mio avviso, ma non soltanto secondo me ovviamente, è anche le persone che soffrono di diabete e non sanno di averlo, quindi il cosiddetto diabete misconosciuto. Si stima che in Italia circa 1 milione di persone, quindi una cifra sicuramente considerevole, è affetta dalla patologia, ma non facendo gli esami non sa di averla. Per sapere se si soffre di diabete o se abbiamo un indice di rischio elevato di poterlo sviluppare, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il servizio di diabetologia di Marche Nord apre le porte ai pazienti per un test completo. E qua a Fano abbiamo deciso di aprire le porte della diabetologia dalle 9 alle 13,
le persone, non necessariamente i pazienti, ma magari i familiari, le persone in sovrappeso, tutti quelli che sono un po' a rischio di sviluppare il diabete, potranno venire e sottoporsi allo screening gratuito presso la nostra diabetologia. Faremo un questionario per valutare il profilo di rischio, valuteremo l'indice di massa corporea, quindi calcoleremo col peso e l'altezza, prenderemo il giro vita per vedere se uno è un po' a rischio, ecco, cardiometabolico, la pressione arteriosa, e faremo anche lo stick glicemico e quindi valuteremo il rischio di sviluppare il diabete da qui a 10 anni della persona interessata. È gratuito, bisogna prenotarsi, come si fa per aderire a questa iniziativa? Lo screening è assolutamente gratuito, non c'è bisogno di prenotazione, dalle 9 alle 13 chi vuole si può presentare in diabetologia a Fano, padiglione A dell'ospedale, ovviamente grazie anche alla direzione sanitaria del nostro ospedale che ci ha permesso di fare questa importante opera di sensibilizzazione e informazione. Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in un corso d'acqua in contrada Pianarucci di Tolentino. Un passante ha dato l'allarme chiamando i carabinieri che hanno presidiato la zona. Domani mattina sarà effettuato un sopralluogo per chiarire età, nazionalità e le cause della morte. Il cadavere che è vestito si trova in una zona impervia, difficile al momento da raggiungere. Nell'ex seminario di Fano domani sabato si terrà un incontro dibattito organizzato dall'associazione Maruzza sul tema delle cure palliative. Allora, domani un importante convegno dibattito aperto alla cittadinanza, di che cosa tratta e dove? Sì, domani 11 novembre alle 15.30 al seminario regionale ci sarà questo importante incontro dibattito. Perché si passa da un cortometraggio, cioè da un libro a un cortometraggio, e il libro è intitolato Il mantello, un mantello, si parla di un mantello di carta, e domani fra l'altro è il giorno di San Martino, e questo per spiegare alla popolazione e soprattutto per educarci e per educare all'attenzione al bambino con disabilità. Quindi parlare del valore della cura palliativa, come prendersi cura del bambino. E in questo giorno parteciperanno i bambini del consiglio, i bambini e le bambine del consiglio di Fano, della grande, che è una, veramente una cosa bellissima, perché parteciperanno con i loro disegni e hanno, quindi è il momento, lo start-up di un processo educativo che vorrà partire dalla scuola e si diffonderà anche agli adulti, proprio per educarci e per comprendere come il prendersi cura del bambino e della famiglia, del bambino disabile o con malattia cronica, possa essere veramente un valore per tutta la cittadinanza, perché in quel caso veramente la vita cambia, perché il bambino e la famiglia si sentono al centro di questa cura, che è una cura della comunità. Allora, ricordiamo chi è interessato, dove e a che ora può partecipare. Ecco, domani, cioè domani sabato 11 novembre alle 15.30 al seminario della Diocesi di Fano in via Roma. Sabato e domenica al Palazzetto dello Sport di Fano ci sarà un'importante manifestazione regionale di judo. Allora, un evento sportivo importante questo fine settimana a Fano in ambito di judo. Esattamente, quest'anno abbiamo organizzato qui a Fano un evento molto importante, la qualificazione della Coppa Italia Junior e Senior. A seguire sabato nel pomeriggio la qualificazione ai campionati italiani esordienti A, e poi la finale del Gran Premio Marche, che andrà a coinvolgere gli esordienti A, gli esordienti B e la classe cadetti. Molto importante soprattutto l'evento di domenica, che sarà il Gran Premio Marche, che andrà a coinvolgere le classi fanciulli, bambini e ragazzi. Andremo a coinvolgere atleti di tutta la regione Marche con rispettivi tecnici, circa una trentina di società sportive che praticano judo, per un movimento di giovani che si girerà intorno alle 500-600 unità, accompagnati tutti dalle loro famiglie presso il Palazzetto dello Sport di Fano.
Ecco, un palazzo dello sport che insomma vivrà un momento agonistico e sportivo importante. Sicuramente, ci tenevo a portare a Fano dopo tanti anni una manifestazione del genere, anche perché da quest'anno ricopro anche la carica di vicepresidente del settore judo per la Regione Marche, con la collaborazione della mia società, perché sono anche presidente della società di Sant'Orso delle Terrazze. Siamo riusciti, ecco, e pensiamo di continuare negli anni successivi a portare l'evento del Gran Premio Marche e il Gran Premio giovanissimi. Poi ci saranno tutta questa serie di qualificazioni che pian piano, se riusciamo, un po' qui e un po' anche in altre parti della Regione Marche le faremo. Per quanto riguarda il sito abbiamo il CTR Marche su Facebook, abbiamo il nostro sito di Sant'Orso delle Terrazze, Centro Discipline Orientali, e l'ingresso è libero per tutti e spero che questo sport possa affascinare a tanta gente e che inizino a praticarlo, perché è per tutte le età. A che ora sarete lì? Beh, noi da prima mattina per allestire il palazzetto, poi ci saranno tutte le gare che si seguiranno con le varie fasi di controllo peso, accredito, però che, diciamo che dalle 9 fino alle 6 del pomeriggio siamo lì. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, tra poco c'è Box con i protagonisti di Fano, In Cucina con lo Chef, e uno speciale realizzato a Montecucco sul Gran Galà del Bollito. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Ben arrivato a Senigallia. Grazie, grazie. Ci porta a fare un giro della città? Sì, ben volentieri. Bandiera blu, quali sono state le azioni che hanno permesso di ottenere questo titolo, questo riconoscimento? Abbiamo deciso di sostituire tutti i punti luce dell'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della nostra città mettendo i dispositivi, gli apparecchi a LED. L'eccellenza, di cui sono anche orgoglioso, è stata la bonifica di tutto il patrimonio pubblico della nostra città dall'amianto. La rivoluzione luminosa, abbiamo cambiato su tutto il territorio comunale più di 2500 punti luce, con dei nuovi punti luce a LED di nuova tecnologia. La prossima settimana inaugureremo un centro di riuso. Non si debbono per forza sempre buttare le cose che acquistiamo, c'è la possibilità di rimettere nel circuito dell'utilizzo una serie di beni che altrimenti sarebbero finiti all'isola ecologica e poi nel ciclo dei rifiuti. Per questo abbiamo messo una colonnina dell'Enel che serve per ricaricare le macchine elettriche, e settimana scorsa abbiamo proprio deliberato l'acquisto di una macchina elettrica per il controllo del territorio da parte dei vigili urbani. Buongiorno Sindaco, oggi siamo a Isanatoglia e anche questo comune è diventato, ha ottenuto il riconoscimento della Spiga Verde. Quali sono state le azioni che hanno permesso di ottenere questo riconoscimento? L'idea è quella di puntare sempre di più su creare edifici pubblici che siano autosufficienti da un punto di vista energetico. La sostituzione dei corpi illuminanti nell'intero territorio montefalchese, abbiamo riscontrato un risparmio energetico pari al 40%. Sindaco, buongiorno, siamo qui a Castellina in Chianti davanti alle colonnine dell'Enel. Le volevo chiedere se ci può parlare di questa nuova iniziativa. Le colonnine elettriche che sono qui già, diciamo, installate è per noi un incentivo
per nuove forme anche di mobilità sostenibile. Per il futuro avete già qualche progetto in fase di sviluppo? Abbiamo in essere un progetto di compostaggio domestico. Si dà quindi la possibilità alle famiglie che hanno un piccolo giardino e di realizzare a livello familiare, diciamo, con la frazione organica il concime, con un compostore che viene posizionato nell'orto o nel giardino. Secondo comune nella provincia di Livorno con la percentuale più alta e differenziata, si sfiora il 60%, perciò speriamo nel 2020 di raggiungere il 65%. È una scuola totalmente in legno che risponde massimamente alle normative antisismiche. Ed è una scuola che avrà caratteristiche di efficienza energetica importantissime, avrà la massima classe energetica. I comuni con questa scelta fanno un beneficio diretto a loro stessi, perché scelgono sul mare un turismo sostenibile, di tutela delle loro spiagge e delle acque, e sostenibile per l'accessibilità a tutti, anche ai disabili. In campagna, nell'agricoltura, fanno la scelta di un'agricoltura anch'essa basata sulla sostenibilità ambientale. Agricoltura e ambiente possono dare moltissimo allo sviluppo di questo paese.